Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo unboxing. Ma chi è che suona fuori? Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Vabbè, cose a parte. Questo è un unboxing. È un unboxing di un prodotto Alpinstars. Chissà che non mi incazza, eh! Come si nota dal loghetto. E come abbiamo il dov'è? Ok, di qua. Come possiamo vedere sono degli scarponcini. Il modello è il Fastlane Waterproof, colorazione black and white. Il numero è un 13 equivalente al nostro 47. Sì, perché il 46 l'ho provato e sinceramente mi stava un pochettino strettino dai lati. In punta c'era, dai lati un po' era strettino, quindi sono andato sul 47, però non l'ho trovato in negozio, ma bensì da un ragazzo che saluto, si chiama Salvatore. Prima di fare l'unboxing, volevo dire che questo ragazzo, quest'uomo, vende la propria Kawasaki Z750 del 2010 a pochissimi chilometri, la vende per 1500 euro. Se siete interessati, scrivetemi pure nei commenti perché ha veramente bisogno di vendere questa moto, che perché purtroppo non può più guidare la moto perché ha avuto un incidente. Quindi se siete veramente interessati, fatemi sapere perché è veramente importante. Ma passiamo all'unboxing vero e proprio. Apriamo questa benedetta scatola e vediamo cosa c'è dentro. Ok, ci troviamo davanti al prodotto. Sono un po' sporchi perché li ho usati. Il ragazzo, il vecchio, Salvatore non li ha mai usati perché non so, non li ha mai usati. Io ho avuto la fortuna di trovare da lui il numero che mi va bene, quindi sono sporchi perché li ho usati. E ci troviamo davanti a un prodotto Alpinstar, quindi aumenta il vestiario che io ho già dei guanti e del giubbotto. Come c'è scritto qui è waterproof, ha una protezione semirigida contro gli schiacciamenti al malleolo, al calcagno. È appunto impermeabile, fatta in pelle, ha il logo Alpinestar cucito. Abbiamo una protezione contro le abrasioni esterne quando andiamo in piega o quando cadiamo dalla moto, anche qui semirigide. Abbiamo un fondo completamente piatto, vi posso assicurare che questa cacchio di gomma ha un grip mostruoso sull'asfalto. Io non ce l'ho fregata, però solitamente con le mie scarpe sono atto ad andare avanti a strascinamento. Questa è impossibile perché hanno un grip eccelso. Abbiamo due inserti catarifrangenti sul posteriore. Quando ci illumineranno le macchine a dietro saremo ben visibili. L'impressione sulla pelle Alpinstar. Lo svaso per permettere al tendine della gamba di lavorare bene durante la cambiata e la frenata, quindi non viene disturbato dal collo alto della scarpa. Scarpa che qui ha uno strappo con velcro e dei lacci, che sono dei lacci veramente esageratamente lunghi. Va bene per un po' per tutti i piedi. Tutti questi inserti grigi nella scarpa sono rifrangenti, sempre alla luce. Abbiamo un interno in pelle con trama fibra di carbonio, molto ma molto bella. Abbiamo anche qui l'impressione dell'Alpinestar e un inserto morbido qui nella zona dell'interno piede, sia da questa parte sia nell'altro scarponcino, in modo tale da avere sensibilità nel pedale della cambiata, però senza farci venire fuori delle vesciche perché è morbido, non dà assolutamente problemi. Mi sono fatto 180 km domenica e non ho avuto nessun tipo di problema. Questa scarpa notoriamente viene a costare sui 100,
110-120 euro, insomma, poi dipende sempre dal negozio in cui la comprate. E io l'ho pagata chiaramente di meno perché è un prodotto, seppur mai usato, è comunque stato usato e comprato da terze parti, quindi non l'ho pagato a prezzo pieno. Questo è stato un ottimo affare che permette al mio abbigliamento estivo, quindi tutto in pandans alpinister, di essere quasi completo. Mi mancherebbe solo un paio di pantaloni con ginocchiere da abbinare anche come colorazione al vestiario che io già posseggo. Quindi una volta che io ho i pantaloni sono a posto, sono fantastico, pandans completo, fantastico. Vi faccio vedere una piccola modifica che ho fatto alla mia RS, ovvero il catarifrangente, spero si veda dalle riprese. Sostanzialmente mi sono fatto da dietro il portatarga una staffa di acciaio che sporge in dentro, a quale ho fissato e siliconato una staffa, che è questa qui che vedete, di acciaio che ho piegato leggermente, alla quale ho attaccato la barretta qui della lampa, che è una gemma rifrangente, che poi ho siliconato, ma per sicurezza, siccome non la voglio perdere e non voglio prendere la multa, ci ho messo due fascette dell'elettricista strette strette, e è morta lì, insomma, non ci sono rotture di scatole e quant'altro. Cosa dire di lei? Con la carburazione sta migliorando, sto facendo dei vari setup con la vite della miscela e lo spillo, ma comunque agli alti secondo me resta ancora un bel po' troppo grassa. Allora, avevo pensato alla prima occasione che c'è pioggia, togli il carburatore e smontagli i famosi nottolini che ci sono dentro il circuito del Massimo e provare a vedere se risolvevo qualcosa. Avevo pensato anche di comprare il carburatore VHST 28, quello normale, standard, ma non so se il gioco valga la candela, insomma. Cioè, il mio obiettivo è trovare una carburazione che mi permette di andare via. Non che mi faccia bestemmiare, insomma, ecco. Cosa volevo dire io? Bah. Volevo dire che questo unboxing è finito. Il prossimo video sarà on board. Finalmente on board all' Aprilia, e vi dirò le sensazioni ovviamente di guida. Anzi, no, perché aspettare? Ve le dico già adesso. Il mono posteriore è fantastico. Già questo qui originale è fantastico, veramente. Come l'ho regolato, è veramente un gioiello. La forcella copia ogni millimetro di asperità dell'asfalto. L'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è che è un po' troppo sfrenata nella staccata, cioè va subito a fondo corsa e al momento del rilascio del freno ritorna troppo indietro, quindi bisognerebbe che la smontassi e che immettessi dentro le cartucce un olio un po' più denso, magari un W15 o un W20, vediamo. Quindi quando tu dici Aprilia ciclistica, guarda, qualcosa di eccezionale, una bestia. Il telaio, poi la moto è veramente leggerissima, la pieghi in un fazzoletto, anche se non ho mica raggiunto neanche angoli di piega veramente interessanti, però comunque pian piano sto imparando e sto imparando a buttarla un po' come voglio. In questione del motore, considerando che non è ancora appunto proprio al 100%, ma siamo a un 75,
80 della versione full power, quindi niente elaborazione, niente di niente. Caspita, ho preso l'altro giorno lo stradone qui di fronte ai campi sportivi. Non me ne vogliano le forze dell'ordine, ma in quarta, nel passaggio quarta-quinta, stavo toccando i 140 all'ora, quindi una bestia veramente, considerando anche che non è ancora completamente appunto. Piccola nota, è arrivata la mail che le carene sono a Varese. Devono passare lo sdoganamento, quindi devo inviargli dei documenti per lo sdoganamento, ma sono in Italia, quindi tempo che arrivi la mail e o la lettera, perché dipende se mi rispondono, e teoricamente per gli inizi di giugno io ho le carene. Io non vedo l'ora di vederla bella, bella con la colorazione all'Italia. Non vedo l'ora veramente, perché questa moto vale, e non vedo l'ora di mettergli a posto questa dannata carburazione che tanto mi fa patire. Abbiamo risolto il problema della fumosità, che era il famoso miscelatore, adesso però è tempo di carburarla. Quindi un'altra nota che non ho citato sono i freni. Ecco, i freni sono mostruosi. Il freno davanti è qualcosa di pazzesco. A mio avviso è anche molto pericoloso, perché non avendo l'ABS, andare a pinzare troppo convinti può portare a un bloccaggio della ruota. Prendendomi come riferimento i cartelli stradali dei 150 metri, da 100 all'ora a praticamente da fermo, mi sono bastati una sessantina, settantina di metri, e è pazzesco. Ha tirato veramente un inchiodone mostruoso. Bene, comunque, perché fa bene per la sicurezza, però ci avessero messo l'ABS, annaggia, sarebbe stato veramente una cosa perfetta. Poi adesso che c'è l'ABS ho cornering, questa moto qui con l'ABS cornering e il cambio quick shift, quanta paga darebbe a certe moto, quanta paga darebbe, mamma mia. Vabbè, lasciamo perdere. Per questo video è tutto, io vi rimando all'onboard dell'Aprilia, il primo in assoluto. Vi saluto e...